Sopra un prototipo di missile tedesco, con sei gallette cada uno come desco, i nostri eroi van dritti al cuore della marziana, le verdi antenne al nostro duce integrai. Fascisti, su Marte, rosso pianeta bolscevico e traditor. Fascisti, su Marte, con un moschetto me ne frego dentro il cuore. Incredibili, siamo sopperdibili, siamo invincibili. Basta musica! Sa, sa, sa noi! Sovversivi di terra, di cielo e di mare. Uomini, donne e balilli d'Italia. Oggi, 23 novembre di romanissimo autunno, siamo qui alla presenza dei conti Moffa, Buffo e Molliconi a difendere la satira. E questa giovine italiana, il cui solo delitto è d'essere nervosa, perché ancora non ha figliato. Via! Noi a tempi dell'Eyar mai si usarono le viscose formule liberal-giolittiane della sospesa, della prodotta ma non riprodotta. Noi si cacciava, ma non dalla radio, dall'Italia! Però il coraggio di dirlo, per Dio, che cos'è questa ipocrisia? Questo non è un vero regime, nulla hanno imparato dalla storia. Anche noi, i primi tempi con Matteotti, dicemmo: regista prima i tuoi interventi, poi noi li vediamo. Non funzionò. Ma io non voglio sentir parlare di regime. Il regime è una cosa seria. Quando noi facemmo le leggi fascistissime, avevamo già fatto il colpo di Stato. Prima il colpo e poi le leggi, se no la gente non capisce. Uno straccio di marcia, la vogliamo fare? O ci si guasta il fondotinta? Quando da noi si parlò di televisione, il duce non s'attardò su gasparrismi confusi e digitaloidi. Egli, intriso di patria fino alle volitive ascelle, da subito studiò la nuova riforma. Tre canali al regime, quattro al fascismo e gli ultimi due liberi con forti disturbi elettromagnetici. Questo non è regime. Del fascismo essi hanno tutte le idee, ma non hanno il coraggio di sostenerle con littoria virilità. Sono vili, quello dice le cose e poi le smentisce. Fanno, disfano e aggiustano a piacer loro, ma ancora usano la parola par condicio. Cosa c'entra? Cosa vuol dire? Cos'è? Par condicio? È una bestemmia venuta male. Il duce non smentiva mai. Egli, dopo il delitto Cirami o il delitto Lodo Schifani, avrebbe sfidato il Parlamento. Dov'è il coraggio? Dov'è l'onore? Come motosi topi essi si vergognano di ciò che fanno. Si muovono nella notte e si passano i malanni attraverso i conti correnti. Vili! È facile nascondersi dietro Ferrara. Io ci ho parcheggiato un Audi. E da noi fascisti veri e littori della storia d'Italia. Che cosa vogliono poi? Che cos'è questo cosiddetto revisionismo? Il regime benevolo. Il regime non ha mai fatto male a nessuno. Ma come, cazzo? Io stesso ho picchiato e smanganellato a destra e a mancina tutti i giorni dal 22 al 38. Me lo sono sognato? Si sarebbe subita l'alleanza con l'imbiachino austriaco. Ma come, scherziamo? Gli si è insegnato a noi! Lo si è svezzato con l'amore di una mamma Littoria. Lo si veniva a prendere al treno come un bimbo al ritorno alla villeggiatura.
Cosa revisionano? Questa è una milizia di avvocatucoli, commercialisti con riporchio cerco bottaio, plutocrati senza ideali, corruttori semplici. Corruttori semplici, senza neanche la crema. Oggi la nobile difesa della razza è un piagnucolio sconnesso da donnette. Ci si accende al riparo dei comizi padani, ma poi in Parlamento ci si nasconde dietro i farfugli e le trepide quisquilie sul lavoro e la sicurezza. Ma cosa? Ma ditelo per Dio! Non li vogliamo perché sono diversi! Diversi! Oggi sento dire che le leggi razziali furono un errore. Quell'altro ha dato la mano a Sharon. Chissà se gliela restituita. Satira! 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 E voi? Voi non siete dei veri comunisti? Voi non chiedete la rivoluzione, la dittatura del proletariato? Chiedete solo libertà e giustizia? Chiedete banalmente che vengano applicate le leggi già esistenti, che venga rispettata la Costituzione, ma queste sono solo semplici battaglie civili. Dov'è il bolscevismo? Vedo qui dei semplicissimi cittadini. Volete la democrazia, povere anime, ma non capite che il problema è aritmetico. Se noi esportiamo tutta la democrazia, a noi quanta ce ne può restare? Comunisti veri qui neanche l'ombra, e invece là si va a braccetto con quelli veri e li si difende pure. Che cos'è questa mezza frase? Il problema ceceno non esiste. E dillo almeno bene, il problema ceceno non esiste più. Satira. Andiamo, andiamo. Sì, sì, infatti. Italiani, questo non è un regime, ma durerà i 20 anni e forse anche più, perché voi li lascerete fare. Noi sempre contro quel diavolo di Turati, l'odioso Gramsci, i fratelli Rosselli. Voi chi avete? Un aventino di post baciapile, sornioni baffettisti, demopoltronari, margheroidi damerini, marcondi rondellisti? E non sperate nel piccolo Vittorio Emanuele Ciampi. Egli firma tutto. Forse pensa siano ancora cambiali. Basta, via. Il pezzo satirico è finito, manca la chiusa. Mi auguro stavolta che ce la mettiate voi. Per quel che ci concerne, noi soffre ospitalità la giovane italiana su Marte come fosse una sorella. Che lì ce n'è di spazio e di calzerotti da lavare. Ella in fondo è colpevole solo d'aver detto cose dette e risapute, pubblicate, ripubblicate, ripubblicate. Quindi l'unica che può fargli veramente causa è la SIAE. Grazie.